commensurare di nostri gaggi, ma nel commensurare di nostri gaggi, che il merito è parte di nostra... Un altro giorno di incontro al liceo ginnasio Giovan Battista Vigo di Nocera Inferiore. Una tre giorni dedicata ad una gara, ma una gara simpatica, fatta di versi e di letture. Si parla di Dante Alighieri. Una tre giorni dedicata alle tre candide, inferno, purgatorio e paradiso. E i ragazzi a gareggiare nel declamare i versi della Divina Commedia di Dante Alighieri. Ragazzi provenienti da varie regioni d'Italia. Immaginate un poco, Dante Alighieri continua, dopo tanti anni, dopo tanti secoli, a legare le regioni italiane. Il minor ne maggi, poi addolcisce la viva giustizia. Io credo che non passa messaggio, non può passare messaggio educativo se non c'è la giusta emozione. Glielo dico di continuo, l'empatia che... gli insegnanti devono sempre avere nei confronti dei loro allievi, cuccioli, figli, perché per me gli allievi hanno sempre la connotazione un po' dei figli, che qualche volta ci fanno disperare, ma poi ci danno grandi soddisfazioni. Questa scuola veramente li aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro. Sono qui ormai da 7 anni, quindi posso toccare con mano che il nostro lavoro davvero è un lavoro che viene ripagato dalle soddisfazioni. I ragazzi quando tornano, tornano sempre pieni di entusiasmo e soprattutto pieni di quella memoria che sempre è qui e aleggia con noi. Oh frati, dissi, che per 100.000 perigli siete giunti all'Occidente. A questa tanto picciola vigilia di nostri sensi, che è del rimanente, non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. La nostra più grande emozione, lo diceva la preside, sono i ragazzi, gli studenti, per i quali tutto questo è nato e per i quali di anno in anno l'entusiasmo aumenta. È motivo di orgoglio, voglio peccare oggi, ma per il nostro liceo, non per me, avere qui 11 regioni, sentire accenti diversi, inflessioni differenti, vedere la generosità enorme delle famiglie del nostro liceo e dei ragazzi del nostro liceo che stanno ospitando 42 studenti provenienti da fuori regione. Confrontarci con i colleghi di altri licei del nord, del centro e del sud e comprendere che è vero, bisogna a volte, oltre a mettersi sempre in discussione, migliorarsi, anche ringraziare il cielo dei doni che si sono ricevuti. A me piace molto l'inferno rispetto al purgatorio e al paradiso, però Dante è comunque Dante, quindi sono belle entrambi i canti. Che cosa hai letto, cosa hai commentato, cosa hai recitato? Il canto 26esimo, ovvero quello di Ulisse, che a mio parere è uno dei più suggestivi quanto più importanti. Perché ad esempio io trovo che ad un certo punto del canto ci sia un insegnamento importantissimo, ovvero fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenze, e credo che sia anche un po' lo spirito della tensione dantesca. Infatti più che parlare appunto dell'orgoglio del liceo stesso, io parlerei dell'orgoglio italiano che ha appunto nel avere 11 regioni di cui appunto i ragazzi siano interessati ad imparare un intero canto di Dante, che sia del paradiso, del purgatorio, dell'inferno, e questo è già meraviglioso, perché comunque significa che ben 11 regioni hanno dei ragazzi interessati a Dante.